Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video acquisti manga anime con la vostra Vale Mangaka. Ma dove sono i video acquisti, Vale? Io voglio vedere i video acquisti che hai fatto a Luca. Sì, lo so, forse vi aspettavate che vi facessi il video acquisti di Luca Comics, ma tranquilli, arriverà anche quello con calma, visto che ho comprato tante cose e siete molto molto curiosi da sapere che cosa hai comprato. E questa volta mi sono un po' trattenuta, in realtà, forse perché ero stracolma di robe e quindi non ho voluto esagerare più di tanto, quindi boh, non lo so. Come avete già letto dal titolo, oggi facciamo i video acquisti e manga e ga manga, naturalmente vecchi e nuovi volumi perché sono tanto due novità, prima di Luca Comics. E non so perché ho deciso di farlo così tardi questo video, ma come sapete, naturalmente, come spiegato, nel ritornare nella vita normale e quant'altro è un po' difficile anche coincidere anche le varie cose. Non vogliamo far di perdere troppe chiacchiere, andiamo subito a vedere gli acquisti. Partiamo con il nono volume di David Line, edito dalla Planet. Molto molto carino, simpaticissimo, molto bello, consigliato. 26esimo volume di Prison School, edito dalla Star Comics. Ah, tanta roba! 14esimo volume di One Punch Man, edito dalla Planet. Era passato tanto tempo e finalmente è uscito un nuovo volume e... Yes! Nono volume dell'Eroe Morto, edito dalla J-Pop. 13esimo volume di Tokyo Ghoul Re, edito dalla J-Pop. 10° volume di Danmachi, edito dalla J-Pop. 20esimo volume di Makenki, edito dalla Planet. È passato un sacco di tempo anche questo, l'uscita del nuovo volume, e boh, vediamo finalmente, perché almeno voglio vedere un po' che cosa succede questa serie. 16esimo volume di Triage X, edito dalla Planet. 2° volume di Home Sweet Home, edito dalla Planet. 7° volume di Fire Punch, edito dalla Star. Anche questo, finalmente, siamo quasi arrivati alla fine di questa serie. Mi dovrebbero mancare uno, se non barra due volumi di questa serie. È stato un po', diciamo, tirato un po' per le lunghe, perché è bella come serie, mi piace molto, però ci è voluto un tanto tempo perché uscisse il nuovo volume. Quindi, un bello, però ha fatto un po' patire, diciamo. 9° volume di DK Crove, edito dalla Planet. Sto seriamente pensando anch'io di rivendermi questa serie, perché non so perché, ma ci sta mettendo tantissimo a far uscirla questa serie, non so perché. 14esimo volume della nuova edizione di Medaka Box, edito dalla J-Pop. 2° volume di Yona, la principessa scarlatta, edito dalla Star Comics. 9° volume di Overlord, edito dalla J-Pop. 24esimo volume di Medaka 24esimo volume di Yamada Kun e le sette streghe, edito dalla Star Comics. 25esimo volume dell'Attacco dei Giganti, edito dalla Planet. 16esimo volume di Remember, edito dalla J-Pop. 6° volume di Saga of Tanya the Evil, edito dalla Planet. 5° volume di Dragon Ball Super, edito dalla Star Comics. Finalmente è arrivato, ci è voluto quasi un anno per l'uscita del nuovo Dragon Ball Super, finalmente è arrivato. E se lo state chiedendo, sì, mi sono comprata anche l'edizione Black. Mi avevo voluto cambiarla, ho voluto prenderle entrambe perché, non so, mi ispirava, mi piacevano e quindi ho voluto gestire. Tra l'altro, stranissima la copertina, questo qua dell'edizione Black ha il sovracopertina, vedete? Ha il sovracopertina dentro e non capisco, vabbè, ognuno ha deciso di voler fare. Fatemi sapere se avete preso l'edizione bianca o quella nera. Continuiamo con il, credo che sia il terzo cofanetto, sì, terzo box mi pare, e con i volumi 7, 8 e 9 di Pokémon La Grande Avventura. E in ultimo, ma non meno importante, il terzo volume della serie di Ghostbusters. Questo edito non so da che è edito, dalla... Boh, non c'ho neanche scritto dall'editore. Ho letto i primi volumi e mi è piaciuto, sono molto simpatici. Tra l'altro, guardando qua dietro, è la copertina, è il riquadro della finale del secondo film di Ghostbusters. Molto figo, dove si vedono loro che sono di mese dipinti con in mezzo il bambino che hanno salvato. Molto figo e molto simpatico. Mi piace tantissimo e mi riporta tantissimo quando guardavo ancora la vecchia serie, i due film di Ghostbusters, molto molto bello.
E la parte dei vecchi volumi la concludiamo qua. Passiamo subito alle novità, tanto ce ne sono soltanto due di numero. La prima novità, questa me l'hanno suggerita e non ho idea se mi potrebbe piacere o non piacere, se fatemi sapere se voi l'avete letta e che cosa ne pensate senza farmi spoiler. La prima novità è questa nuova serie, si chiama Ballad X Opera, edito dalla J-Pop. È nuova, non so neanche cosa si tratta, non ho ben idea. Mi pare una cosa tipo, da quanto mi ho capito, è una serie tipo con gli angeli, i vampiri, non so bene che cosa si tratta. Ma comunque, io inizio a leggerla per farmi un pochino un'idea, per voi invece vi beccate la trama. Un angelo ed un demone sono scesi sulla terra con una missione, ma per sbaglio finiscono per uccidere un umano. Haruko, che non ha alcuna ragione per vivere, accetta la sua morte, ma per qualche inspiegabile motivo la sua anima non può salire in paradiso ed ora è uno spirito vagante. Preso dal senso di colpa e con una missione da portare a termine, l'angelo propone ad Akuro di diventare uno Shinigami per aiutarlo. In cambio gli offrirà qualcosa che cambierà la sua vita e il suo futuro per sempre. E ultima novità, ma non meno importante, sono molto curiosa perché mi hanno sentito che alcuni hanno parlato così e così, altri hanno parlato un po' abbastanza bene, poi devo ancora leggermelo, e sto parlando del primo volume di Goblin Slayer, edito dalla J-Pop. Ti davano anche con la copertina nera, te la davano, io ho preso questo qua con la copertina bianca perché mi piaceva molto di più. Ma comunque vabbè, non so che cosa si tratta. Adesso guarda, se togliendo sotto c'è anche la copertina, togliendo la copertina c'è la sua copertina normale, ma io ho voluto prenderla con la copertina bianca, mi piaceva molto molto di più. Niente, sono curiosa, non l'ho ancora letto, sono curiosissima. Se anche voi l'avete letto questo Goblin Slayer, me lo fate scrivere, scrivetemi qua sotto nei commenti senza farmi spoiler, mi raccomando, che cosa ne pensate, se secondo voi vale la pena continuarla questa serie. Io inizio a leggerla, per voi invece vi beccate la trama. Una giovane chierica forma una squadra di battaglia, ma quasi immediatamente il gruppo finisce nei guai. È l'uccisore di Goblin che interviene in loro aiuto, un uomo che ha consacrato la sua vita allo sterminio di tutti i Goblin, con tutti i mezzi necessari. Le voci delle sue gesta iniziano così a diffondersi. E queste erano le uniche due novità che mi sono concessa, diciamo, nelle settimane a prima di Lucca. Se volete sapere tutte le future uscite, manga, anime, gadget e quant'altro, le potete trovare qua sul nuovo anteprima. Questo è del mese di ottobre, dove adesso siamo quasi a fine novembre, dove essere già uscito quello di novembre, dove essere già uscito, se non sbaglio, vado errato. O lo potete trovare o sul nuovo preview, questo qua molto molto simpatico, tanto. Oppure lo potete trovare su questo, sul Mani Comics, che anche questo sono tutte riviste, naturalmente tutte queste riviste che vi consiglio sono tutte riviste dove potete trovare novità, le uscite manga, anime, gadget e quant'altro. Molti mi chiedevano dov'è che le posso trovare queste riviste. Io naturalmente le trovo, me le compro direttamente dal mio negozio di fiducia di fumetti, dove vado a rifornirmi tutte le volte, però non so se le vendono altre anche in altri negozi, quindi se ce li hanno lì al negozio, chi lo chiedete, detto, scusate, avete il nuovo anteprima, questa rivista dove vendono tutte le future novità, chiedete quella del mese di novembre, e se ce l'hanno bene, se no io non saprei dove andarvele, non saprei dove poterle anche andare a cercare in altri negozi, non saprei dirvi, io posso dirvi soltanto nel negozio di fumetti. E niente ragazzi, con questo concludiamo questo acquisti manga, vecchi e nuovi volumi. Io spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi tutti quanti al gruppo Facebook di Otaku Inside, organizzato dal mitico, lussuosissimo e affascinante, logicamente, Jim o il Jim. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. E vi ricordo ancora che se avete delle domande di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, vi ricordo di lasciare qua sotto l'hashtag Vale una domanda per te, e raccoglierò tutte le vostre domande nel prossimo Vale risponde. Mi raccomando ragazzi, fatelo, perché siamo quasi lì e devo comunque registrarlo. Sono un po' a corto di domande, quindi mi raccomando sotto con le domande. Anche naturalmente per i nuovi iscritti, fatevi sotto, naturalmente non ho nessun problema anche rifare le domande che mi avete già fatto già nei vecchi e Vale risponde precedente. Io chiudo questo video ragazzi, e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai vari social, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, il gruppo degli spalmati di Telegram, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video.